Buongiorno, buongiorno. Allora, sono abbastanza arrabbiato, ve lo dico già sinceramente, abbastanza arrabbiato perché non riesco a tollerare determinati commenti di alcune persone. Non ce la faccio a evitarli, non faccio nomi così non vi do notorietà, però è chiaro che danno fastidio. Questa mattina ho fatto il video sulla partita dell'Inter, ho detto comunque l'Inter ha già lo scudetto in tasca, che ha già vinto, che l'Inter gioca un bel gioco, al di là dei favori arbitrali che in taluni casi comunque hanno fatto venire dei dubbi, perché ogni volta che l'Inter, e l'ho detto nel video di stamattina, sternutisce, qualcuno va a vedere se si può dare il rigore. Ma al di là di questo, ho detto che l'Inter è molta più squadra di noi, che l'Inter comunque meritatamente vincerà questo scudetto. Ora, io non posso tollerare che sotto i miei video qualcuno mi venga a dire che sono uno pseudo interista, che dico cazzate, che ho cambiato squadra, che l'Atalanta si è prostrata all'Inter, che ha tirato i piedi indietro, perché qua i cazzari siete voi, perché qua chi non capisce niente di calcio siete voi, ok? E vi invito a levarvi dalle palle dal canale, mandate via, io non ho bisogno della quantità, a me interessa la qualità, della quantità mi faccio il bidet io, ragazzi, non mi interessa, ok? Quindi persone come voi che invece di argomentare insultano e accusano, e parlo con tutti quelli che hanno scritto queste cose, fuori alle balle, levatevi, vi sto invitando io, via, andate altrove, andate a farvi intortare da quelli che piangono sempre perché noi siamo traditi, perché l'Inter è favorito. A me non me ne frega un cazzo che l'Inter è favorito, a me interessa quello che vedo in casa mia, e quello che vedo in casa mia è una squadra che in questo momento, che vi piaccia oppure no, è inferiore sulla carta e sul gioco all'Inter e anche altre squadre, che vi piaccia oppure no. Se siete così ignoranti che non arrivate a capire questo, se siete così boomer che vi attaccate ancora alle 7 Champions, andate fuori dalle palle del mio canale, ma vi invito io fuori dalle palle, non vi voglio. Io la libertà comunque la lascio a tutti di parola e faccio scrivere a tutti, però se vi confrontate è un conto. Se dovete insultare e accusare per delle divergenze di idee è un altro. Cioè, chiamare me pseudointerista, ma io ti vengo a prendere fino a casa, altro che pseudointerista. E quelli che invece dicono l'Atalanta si è prostrata a 90, l'Atalanta si è... Ma non è vero! L'Atalanta ha giocato anche contro meglio che con il Milan. Poi a un certo punto si è adagiata perché era ovviamente sconfortata, perché magari aveva perso energie, perché aveva giocato 3 giorni prima. Ma l'Atalanta ha giocato per molti tratti, molto meglio che col Milan, ragazzi. Ma che partite vedete? Ma quale squadra state guardando? Ma quale calcio guardate voi, ragazzi? Ma veramente? Ma io non sono più disposto a tollerare queste cose. Arrivate a questo punto, io non tollero più. Non tollero più e non mi interessa tollerare, perché non sopporto le persone come voi. Poi andate a vedere sotto il video il precedente i commenti aberranti che hanno scritto, che avete scritto. Vergognatevi, perché voi lo dovete fare? Vergognatevi, perché quando una persona non è capace di sostenere comunque un dialogo, di confrontarsi, ma è capace solo di sbraitare, di insultare, di accusare, non fai per me. Non sei abbastanza intelligente per confrontarti con me, puoi andartene. Ok, io conosco persone molto meno acculturate, persone che non hanno cultura. Sono amico di persone comuni, di spalatori di catrame, di contadini comunque. Io ho origine anch'io contadine, ma che hanno comunque una personalità rispettosissima, che parlano con dovuti modi. Quindi, fuori dalle balle. Oggi voglio perdere 200 iscritti, non me ne frega niente, fuori alle balle, li rifaccio più avanti, ragazzi, perché chi continua, chi è una costante, ok, va avanti, non vi preoccupate, state tranquilli. Quindi addio, ve lo dico in anticipo, a voi che vi levate alle palle, ciao ciao. Detto questo, parliamo di calcio. Sembra che si stia aprendo un caso Reinders, no? Si sta aprendo un caso Reinders per quello che è successo, perché Pioli non lo sta impiegando, perché Pioli lo sta relegando in panchina, eccetera eccetera. Un caso Reinders che sta facendo comunque, sta alimentando i giornali, sta alimentando i chiacchiericci, eccetera eccetera. In realtà, anche se l'avete letto
Io comunque ho avuto modo di informarmi, non esiste un caso Reinders. Reinders non è stato impiegato per ovvie questioni strategiche, anzi, proprio per questo Pioli gli ha preferito utilizzare Adli, Yassin Adli, per mere questioni tecniche, anche se io avrei comunque utilizzato Reinders anche contro Atalanta, lui ha preferito utilizzare Adli, evidentemente l'ha visto meglio come lavoro di interdizione per contenere l'Atalanta, piuttosto che Reinders, che ha più la propensione ad attaccare e avanzare. Quindi va bene così, va bene così. Quindi non esiste un caso Adli, anche se qualcuno ne sta facendo un caso, quindi stiamo tranquilli, anche se quest'estate, come ho già detto a più riprese, ragazzi, tutto può succedere. Quest'estate ci sarà un bel turbinio di eventi, anche se, come detto, arriveranno gli arabi, comunque qualcosa potrebbe succedere a livello di organico di squadra, diciamo. Questo è puro. Reinders tornerà al 99% contro il Braga, quindi lo vedremo lì titolarissimo giocare. Contro la Lazio ci sarà ancora molto probabilmente Yassin Adli, ed è per questo che è nato questo caso clamoroso in cui qualcuno sta sospettando, qualcuno ha fatto anche articoli in cui si dice che Reinders sta diventando un caso solo perché non gioca da qualche partita. Vi ricordo che è sempre stato il punto forte di Pioli, è stato un chiodo fisso di Pioli, è sempre stato un giocatore nelle idee di Pioli, utilizzato molto molto spesso, che ultimamente nelle ultime partite è un po' meno, ripeto, per una questione di scelte tecniche, e spero che sia così, spero che non ci siano problemi, ma quello che so io è così e dovremmo rivederlo presto, anche perché ovviamente il turnover ci vuole, ragazzi. Parliamo tanto di turnover, poi appena lo facciamo cominciamo a sospettare dell'insospettabile. Eh no, così non va bene, bisogna comunque avere fiducia in quello che facciamo, nonostante la fiducia in questo mister magari viene un po' a mancare, un po' meno, però cerchiamo di dare credito almeno fino alla fine. Ormai il campionato è bello che è andato, ci rimane l'Europa League, vediamo di fare un bel percorso in Europa League e cercare di portare a casa il più possibile. Signori miei, io vi auguro buon proseguimento di giornata, ci sentiamo come sempre più tardi, sempre comunque Forza Milan, a dopo e adieu!